Tanto Mancino, poi sceglie il cross addirittura quindi dietro verso Cavani che la schiaccia. De Santis. La storia alla fine di quest'annata. Di Maria apre bene il binario per Maxwell, cross dentro su Matuidi. Riesce nella copertura. Pericoli per De Santis. Ecco perché Gemella ha recuperato un buon pallone. Servito dentro il capitano del Monaco con Thiago Silva. Gran bella palla in verticale per Germain. Cardona, cross dentro, cross per Diallo! Miracolo di Areola che la spinge in calcio d'angolo. Guardate che cosa ha fatto Diallo. 25 sul cronometro, ancora situazione bloccata. Di Maria vuole scardinare il Mancino. De Santis, così così, arriva Cavani e poi Draxler. E la palla in rete, 1-0, Julian Draxler la sblocca il Paris Saint-Germain con fortuna e con la complicità di De Santis. Sì, perché qua purtroppo c'è un errore di Morgan su questo, e quello di centrocampo, questo è un pochettino l'impostazione che ha Jardim sempre. Cavani per Di Maria, palla di ritorno, il colpo di tacco e voilà la magia del Matador! 45 in stagione, 126 col Paris Saint-Germain, 2-0. Ancora una volta avevamo detto che nelle due precedenti cross sempre Lucere è arrivato, sempre lui attacca la porta. Qua azione sviluppata, secondo me sta facendo meglio, sta dando meglio la partita. Berratti per Cavani, posizione regolare, supera De Santis. Bae quasi sulla linea di porta. 42 minuti e mezzo, Di Maria per Matuidi che la spizza, stampa al palo Cavani e la palla deviata da Mbae in calcio d'angolo. Tutto centrato. Di Maria vuole fare tutto da solo. Verratti non ha lo spazio per la conclusione, prova a crearselo da solo. Ha già giocato corto però il PSG. Di Maria alza la testa, ecco la palla tagliata verso Matuidi e poi arriva l'autogol. 3-0, Mbae la porta dentro la propria porta, titoli di coda forse al Parco dei Principi. Sì, 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 titoli di coda per lui per migliorare le statistiche. Di Maria per Cavani, ci arriva invece Matuidi. 4-0, poker calato e tanto per cambiare, assist del Fidel. E te l'ho detto che non si fermano, non si fermano, no, qua sul pallone perso in uscita dai giocatori del Monaco con due passaggi. Sono inattive, specie dello sfruttare gli angoli però dell'argentino. Palla bassa su Cavani e c'è l'intervento di De Santis. Una stagione comunque in un posto dove sei protetto, dove sei tranquillo. Buon Giovanni, buon Giovanni, tocco fuori per Verratti che la gestisce, poi scavetto per Lucas, calciare al volo sulla porta sul Mancino, non c'è luce, poi con il sinistro. Guedes cerca ancora Maxwell che devia pallone con un attimo di ritardo, Lucas incrocia sul fondo, allontanato anche Draxler, parte Lucas, palla di un filo alta, si prolungherà l'agonia, Lucas. Palla che gira Maxwell, poi Matuidi e arriva Marquinhos che cala la manita. 5-0, tutto buono.